1. William e Kate, gesti di affetto in pubblico. Proprio come Harry e Meghan. William e Kate sono considerati la coppia reale per eccellenza, sempre perfetti, eleganti, discreti. Uniti, ma senza smancerie in pubblico. Talvolta capita però che il principe William e Kate Middleton si lascino andare. A qualche gesto di affetto in più rispetto al misurato distacco con il quale affrontano gli eventi ufficiali. E allora ecco che quei pochi segni di tenerezza balzano subito all'occhio di paparazzi, fan della coppia e inguaribili romantici. Come nel caso della loro ultima apparizione pubblica all'Ester per rendere omaggio alle vittime dell'incidente in elicottero costato la vita tra gli altri anche al presidente della squadra di calcio della cittadina inglese. Un contatto fisico fugace, la mano di William che si appoggia sulla spalla di Kate e poi scivola fino a prendere la mano della moglie. Distrattamente, mentre i due parlano con alcuni sudditi presenti per la cerimonia. Sarà l'influenza dell'altra coppia reale, quella composta dal principe Harry e Meghan Markle. Notoriamente più affettuosi e generosi di attenzioni e premure anche in pubblico, ma nell'ultimo anno. Come si vede in questa gallery, William e Kate si sono ammorbiditi e sono stati visti più volte cercarsi, sfiorarsi. In rapidi gesti di affetto con buona pace del rigore reale caldeggiato dalla regina Elisabetta II. Nel protocollo reale non esistono infatti indicazioni precise sul contatto delle coppie nelle apparizioni pubbliche. Ma William e Kate hanno sempre seguito la strada segnata dalla regina, quanto mai parsimoniosa di attenzioni nei confronti del principe Filippo. Questione di professionalità, si dice, del resto presenziare in veste ufficiale agli eventi pubblici si tratta pur sempre del loro lavoro. Dopo settimane di tensione si torna a sorridere a Kensington Palace. Dove i duchi di Cambridge accolgono le famiglie dei militari britannici della RAF. Impegnati in missione organizzando un grande Christmas party con protagonisti assoluti i bambini. Due, operazione sorriso, contro i gossip sui Royals entra in gioco Kensington Palace che anticipa il Natale con Kate e William. È ufficialmente Natale per la famiglia reale inglese. Mentre si accendono le luci dell'albero di Buckingham Palace si torna a sorridere anche a Kensington Palace. Dove William e Kate Middleton accolgono le famiglie dei militari britannici della RAF impegnati. In missione lontano da casa per una grande festa dedicata soprattutto ai loro bambini. Non è troppo presto per augurare buon Natale a voi tutti! Esclama con calore la duchessa di Cambridge. Dal palco scaldando l'atmosfera di un Christmas party cui non si è fatto mancare nulla, dai tradizionali Christmas crackers ai dolciumi. Dalla neve finta ai regali che un credibilissimo Babbo Natale ha portato in anticipo per tutti i bambini, grandi e piccini.
oltre 200 gli invitati, accolti da Kate in veste di padrona di casa che dispensa sorrisi. E attenzione, muovendosi con eleganza tra gli ospiti con indosso una lunga gonna scozzese di Emilia Wickstead. William ha servito nelle Falkland e ricordo bene come mi sentivo quando era via. E non posso immaginare come ci si senta quando qualcuno che ami deve restare lontano per Natale, racconta la duchessa dal palco con un discorso che scalda davvero l'atmosfera. Il principe fu inviato per 6 settimane nelle isole a largo dell'Argentina come pilota di ricerca e salvataggio nel febbraio 2012 con il nome di Flight LT. Wales, lui e Kate erano sposati da nemmeno un anno, ed erano ancora senza figli. Alla festa, invece, di bambini ce n'erano tantissimi. A uno di loro Kate racconta che suo figlio Giorgio va matto per gli aerei uguali a quelli pilotati da suo padre. Mentre il principe William fa compagnia a un ragazzino che si lecca le dita dopo averle immerse nel cioccolato, secondo quanto racconta e l'è inviata Sarah Duffy di Royal Family Channel. I duchi di Cambridge hanno fatto a tutti i bambini presenti una promessa. Porteranno personalmente le letterine destinate ai padri presso la base a Cipro, dove andranno in visita nelle prossime ore. Mi manca tanto il mio papà, vorrei che tornasse per Natale, confessa una bambina nel video della festa diffuso via Instagram da Kensington Palace. L'aria felice della festa e l'immagine distesa e affiatata della coppia reale sembra mettere fine alle voci che insistentemente nelle settimane passate hanno dipinto un ritratto a tinte fosche dei rapporti tra William e suo fratello Harry prima, e tra Kate Middleton e la cognata Meghan Markle poi. Degli ex Fab forse ha detto tutto e il contrario di tutto, ci chiedendo al pubblico di immaginare le loro altezze reali, discutere per una manciata di metri quadri. Il famoso appartamento a uno di Kate e Will ha 20 stanze e quello di Harry e Meg solo 2. Scoppiare in lacrime per un comportamento sgarbato e fuggire a gambe levate da Palazzo Pertignosa rimpicca. Salvo poi mettere a tacere il tutto con una concisa spiegazione, le duchesse sono molto diverse. Harry e Meghan hanno solo voglia di costruirsi un loro nido privato per prepararsi all'arrivo del loro bebè. Come festeggia il Natale la famiglia reale inglese? Come ogni anno la famiglia al completo, dalla regina e Filippo ai principini George. Charlotte e Louis, si riuniranno nella tenuta di campagna di Sandringham per scartare assieme i regali. Non come tradizione da noi la mattina del 25 dicembre, bensì il 24 pomeriggio, o l'ora del tè. Questo sarà il primo Natale per il piccolo principe, Louis, ma sarà anche il primo Natale in cui sia previsto un ospite speciale. La madre di Meghan Markle, Doria Regland, invitata dalla stessa regina contravvenendo alle consuetudini reali. 3. L'abito di Kate Middleton è un omaggio a Diana. Come tanti altri look prima di questo.
un abito blu con piccoli pua e colletto bianco. Sobrio, moderatamente elegante. Ma soprattutto commovente. Nelle foto che ritraggono la famiglia reale al completo riunita per i 70 anni di Carlo d'Inghilterra. Kate Middleton indossa un vestito di Alessandra Rich che rende omaggio a Lady Diana, moglie di suo marito William. Una scelta che ha probabilmente commosso il principe, ancora molto legato al ricordo della madre scomparsa tragicamente nel 1997. La duchessa di Cambridge ha fatto della citazione di Diana un punto fermo del suo stile. Universalmente ammirato, indossando abiti che riportano il pensiero alla principessa del Galles anche in momenti importanti come la nascita dei suoi figli. Nel 2013 e di nuovo nel 2018 la sua apparizione con il bebè in braccio sulle scale della Lindow Wing dell'ST. Mary Hospital di Londra ha riportato alla mente le immagini di Diana nella stessa occasione. Perché indossavano abiti molto simili. In questa gallery, il confronto tra questi e altri look.